Filippine, 2 ottobre 1980, festa dei Santissimi Angeli Custodi, un grande disegno su questo popolo. Guarda questo immenso arcipelago e vedi come, in maniera straordinaria, la mia opera si è anche qui diffusa. Contempla le mie meraviglie in ogni parte del mondo. Ti ho anche svelato tempi e luoghi in cui si sta realizzando il trionfo del mio cuore immacolato. Guarda il cuore e l'anima di tutti questi miei figli. Sono così fedeli a Gesù, devoti verso di me e tanto uniti alla Chiesa. Per mezzo di essi, la luce del mio cuore si diffonde in tutte le nazioni di questo continente. Ho un grande disegno su questo popolo, mi è gradito per la sua semplicità, la sua religiosità, la grande povertà, la sua umiltà e pazienza. Sono la mamma di tutti i popoli, io guardo al cuore delle nazioni per cogliervi i semi di bene e farli fiorire nel giardino del mio cuore immacolato, affinché possa salvarne il maggior numero. Nel momento della prova decisiva, quando alcune di esse scompariranno dalla faccia della terra. Guardo con tenerezza e con gioia questi miei figli e ti conduco in mezzo a loro per fare cenacoli di preghiera e per rinnovare insieme la consacrazione al mio cuore immacolato. La tua venuta è segno della mia particolare presenza accanto a loro. Dona a me tutte le corone di fiori profumati con cui ti cingono. È segno della grande corona di amore che ormai i figli da ogni parte del mondo mi offrono per togliermi la dolorosa corona di spine. Sono con voi gli angeli custodi che vi conducono nella luce, cosicché il mio giardino sia presto tutto fiorito. Allora la Chiesa e il mondo vedranno il capolavoro di amore che per ora custodisco gelosamente nel mio cuore immacolato.